Sono partiti ufficialmente a Fano i centri estivi comunali a portare il saluto ai 5 centri che contano 140 bambini. Sono stati l'assessore ai servizi educativi Mascarini e il sindaco. Siamo riusciti a dare risposta a tutte le esigenze, a tutte le richieste, anzi il numero dei bambini è aumentato anche rispetto al passato. Quindi è una bella risposta che conferma ancora una volta questa caratteristica positiva di Fano per la qualità e l'attenzione verso questo tipo di servizi. I centri saranno attivi per 5 settimane fino al 31 luglio dalle 7.30 alle 14 per la fascia d'età 3-6 anni e dalle 7.30 alle 16.30 da 1 a 3 anni. L'organizzazione del servizio avverrà nel rispetto delle regole contenute dal decreto del 17 maggio scorso, ovvero le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e prevedono l'accessibilità agli spazi con le dovute regole di distanziamento, rapporto numerico tra educatore e bambini 1 a 5, principi generali di igiene e pulizia, somministrazione del pasto nel rispetto delle regole e regolare accesso alle strutture, le modalità di accompagnamento e ritiro su turni scaglionati. Gaggia, Trottola, Manfrini, Galizzi e Grillo. 5 strutture che quest'anno, aumentando l'accoglienza, cercheranno di dare una risposta a tutte quelle famiglie che in questa fase hanno bisogno ovviamente di avere un aiuto, ma soprattutto per quelle bambine e per quei bambini che dopo 4 mesi di lockdown hanno la necessità di poter recuperare la loro socialità. Un servizio per il quale il Comune di Fano ha fatto la scelta di non modificare né aumentare ovviamente le tariffe, proprio per dare una mano alle famiglie in un momento di difficoltà anche occupazionale ed economica.